Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: l'ex allieva di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ha detto sì a Carlo Negri, con cui sta insieme dal 2018, ecco come era vestita. Dopo le amarezze dell'esperienza al dating show Uomini e Donne, l'ex allieva della scuola di Amici, Sabrina Ghio, dopo essere diventata mamma bis circa due mesi fa, è convolata a nozze, il 25 agosto 2022, con il suo compagno Carlo Negri. Come rivelato dall'ex tronista, la cerimonia nuziale religiosa in pompa magna avrà luogo il 27 agosto. Nel frattempo la coppia ha anticipato i festeggiamenti divertendosi e scatenandosi, insieme a parenti e amici, al ritmo della pizzica salentina a Borgo Egnazia, un lussuoso resort pugliese, dopo il rito civile officiato in comune. Il matrimonio di Sabrina Ghio e Carlo Negri, ecco come erano vestiti gli sposi. Come anticipato nel primo paragrafo, Sabrina Ghio e Carlo Negri, insieme dal 2018 e genitori di Mia da pochi mesi, si sono scambiati le promesse nuziali, il 25 agosto 2022, in comune, in Puglia, circondati dall'affetto e dall'amore delle persone alle loro più care. Sabrina Ghio, capelli sciolti e un enorme bouquet tra le mani, ha sfoggiato un abito corto bianco con una rosa enorme in vita, mentre lo sposo, senza cravatta o papillon, era vestito di blu. L'ex tronista, al culmine della felicità come ogni sposa che si rispetti, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto delle fedi alle dita dei neosposi, con a corredo la didascalia marito e moglie, che ha fatto incetta di like e felicitazioni. Dopo la deludente avventura sul trono classico del noto dating show Uomini e Donne e già mamma di Penelope, nata dal matrimonio, poi naufragato, con Federico Manzolli, Sabrina Ghio, dunque, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Carlo Negri, 6 anni più giovane di lei e che non appartiene al mondo dello spettacolo, che sin dal loro primo incontro si è preso cura di lei stando al suo fianco non solo nei momenti felici e belli ma anche in quelli difficili. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.